Sono Chiara Oppedisano, lavoro per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, un ente di ricerca, e lavoriamo a stretto contatto con i ricercatori dell'Università di Torino al Dipartimento di Fisica. Mi chiamo Silvia De Francia, sono ricercatrice in farmacologia per l'Università di Torino, lavoro all'ospedale San Luigi a Orbassano. A luglio i colleghi e tantissime persone che conosco hanno iniziato a chiedere: ma quest'anno ci sarà la notte del ricercatore? Abbiamo deciso di rifare la notte. E insieme a Silvia e a tutte le altre persone, altri ricercatori di altri dipartimenti, abbiamo iniziato a pensare di costruirci noi la notte del ricercatore, visto che era già mancata un anno a Torino e ci sembrava proprio che la gente la volesse, e noi sicuramente volevamo scendere in piazza e raccontare la nostra ricerca. E abbiamo ricevuto con davvero grande sorpresa tantissime adesioni, e i contenuti sono davvero di pregio e davvero eccellenti. Abbiamo peraltro con noi ricercatori che storicamente non sono mai scesi in piazza durante le passate edizioni della notte dei ricercatori. Abbiamo ad esempio culture politiche e società, abbiamo psicologia, abbiamo economia, storia, filosofia, giurisprudenza. La notte non è più delle scienze dure, ma la notte è dei ricercatori e di chi vuole condividere i contenuti con il pubblico. Quello che ci ha dato veramente una forte carica è stato l'appoggio di tutti gli enti che ci ospiteranno e di tutti i luoghi che potrete trovare nelle mappe e nella pubblicità della notte del ricercatore, perché questo ci ha fatto capire che anche la città di Torino è veramente innamorata della notte, come lo siamo noi. La notte sarà il 27 settembre in tanti posti nella città di Torino, e il fatto che la notte sia dei ricercatori e delle ricercatrici ci rende molto, davvero molto orgogliose.